Uè a tutti vichinghi e vichinghe, sono amici e bentornati nella mia Road to Valhalla. Bene, qual è la vera differenza tra un natural e un doped? Parliamo di estetica. Permettiamo prima una cosa molto importante: l'estetica è un fattore piuttosto soggettivo. Si può fare tranquillamente l'esempio di un Eugene Sandow, che nel 1900 tirò su un fisico che per quell'epoca era veramente impressionante. È molto estetico da vedere anche tuttora. Seguì i suoi passi, rimanendo sempre sui lineamenti più umani, un Frank Zane. E poi invece ci sono persone che preferiscono, che quando si parla di estetica, preferiscono fisici più estremizzati, come appunto quelli di un Jay Cutler o di un Ronnie Coleman. Questi sono i due poli opposti, Eugene Sandow e, mettiamo, Arnold Schwarzenegger, il natural per eccellenza e il dopato per eccellenza degli anni 80, però diciamo che è il più famoso. Quindi rappresentiamo il tutto in una linea. Di cosa diavolo sto parlando? Stiamo parlando di una linea che vada da 0 a 100, dove 0 è il minimo potenziale, la minima espressione estetica e di costruzione muscolare, e 100 è la massima, il massimo ottenibile dall'uomo. Mano a mano che ti alleni è appurato essere così, diventi migliore. Costruisci sempre più muscolo, chi più o chi meno velocemente, ma questo processo viene stimolato da anni di allenamento, sia per un natural sia per un doped. C'è un altro fattore che entra in gioco per tutte e due le categorie di persone, sia i natural che i doped. Ad un certo punto della loro carriera agonistica, della preparazione, ci sarà il periodo in cui si entrerà in una fase di rallentamento biologico che arriverà per forza di cose, se no anche un dopato. Attraverso allenamenti degli anni, durante gli anni diventerebbe sempre più grande fino a diventare una mongolfiera, e sappiamo bene che non è così. Anche un dopato ha i suoi limiti. Quindi, mano a mano che ti alleni, diventi migliore. Per un natural, questo processo inizierà a calare di tempistiche molto prima, e arriverà ad un punto in cui questi miglioramenti saranno sempre più piccoli e impercettibili fino a diventare quasi nulli. Ebbene, qui possiamo posizionare la nostra prima stecchetta. Questa è la stecchetta oltre il quale un natural, bene o male, non si può più spingere. Un esempio vivente, come abbiamo già detto, beh, vivente no, non più vivente, però esistito, Eugene Sandow. Circa fine 800, inizi 900, non aveva a disposizione nessun tipo di sostanza dopante, e quindi il suo fisico è appurato che sia al 100% un fisico naturale, e i risultati ottenuti da Eugene Sandow, sicuramente sostenuti da una buonissima base genetica, sono stati molto importanti e vengono considerati come modello in termini di estetica tuttora, 100 anni dopo. Quello che bisogna capire è che per raggiungere un livello simile sono necessari anni e anni di allenamento e di sacrifici, e quindi nel tempo le cose piano piano saranno sempre più lente e faticose da sostenere. Ora passiamo dall'altro lato della stecchetta. Qui, come abbiamo già detto, troviamo i dopati. Qui entrano in gioco gli steroidi, quindi gli atleti potenziati, coloro i quali hanno deciso di integrare nel proprio corpo delle sostanze dopanti, appunto, incentivanti, per fare in modo che il loro fisico potesse spingersi oltre quello che è il limite naturale, che è appunto rappresentato da quella stecchetta famosa dove abbiamo posizionato Eugene Sandow. Quindi il doped arriva alla stecchetta del natural, la sfonda completamente e va a finire verso il 100. Naturalmente questo grafico rappresenta dei valori abbastanza relativi e che sono abbastanza approssimativi, ma che rappresentano bene o male quella che è la realtà, anche pur non essendo al 100%
impeccabili e certi. Quindi abbiamo detto che l'atleta senza preoccupazioni, l'atleta potenziato senza preoccupazioni distrugge quella che è la stecchetta del natural. E adesso arriviamo alla parte che non sopporto. Questo grafico tutto bello ordinato e pulito, dove nel quale si possono distinguere bene quelli che sono i natural e quelli che sono i dopati, viene stravolto da un terzo incomodo, quello che gli americani chiamano half nutty, il mezzo natural, il mezzo sangue. Avete mai sentito parlare dell'half nutty? Sì, sembra che vi sto proponendo di scegliere la vostra razza in un gioco di ruolo fantasy, la razza con cui dovrete intraprendere il resto dell'avventura. Ma purtroppo non è così, questa è la realtà, vi sto parlando di quello che è il mondo reale. Abbiamo i natural e i dopati separati da questa asticella, e poi prima e dopo questa asticella compaiono questi half nutty, questi mezzi natural. Ecco il problema di questi che propongono questi mezzo sangue, questi mezzi natural. Questi piccoli bastardi si mettono lì in mezzo per stravolgere tutto quello che abbiamo forse capito fino ad ora, confondendo completamente le idee. Alle persone. Adesso non si capisce più una mazza. Che fa questo? È natural o è dopato? Posso ra effettivamente raggiungere un fisico simile o mi sta semplicemente prendendo per il culo? Posso effettivamente paragonarmi a un fisico simile o mi devo rassegnare perché non raggiungerò mai una forma simile? Boh. Il problema principale di questi individui è che affermano di essere natural, ma evidentemente non lo sono. Quindi danno una minima impressione di essere natural, ma appena ti giri, zac, te la mettono su per il culo. Queste sono le persone che puntano tutto il loro business sul proprio fisico, dando la parvenza al proprio seguace di potergli garantire un determinato tipo di fisico, con la classica frase: se ci sono riuscito io, ci puoi riuscire anche tu. Ma in realtà col cazzo che si può raggiungere. False aspettative per l'individuo ignorante. E questo è un problema enorme. Queste persone usano il proprio fisico per imbambolare, nel vero senso della parola, i propri clienti, portandogli a fare praticamente tutto quello che vogliono con la semplice promessa che gli faranno raggiungere il fisico dei loro sogni. Basta prendere questo integratore, basta che leggi questo libro che ho scritto io, correggi questo piccolo dettaglio nel tuo allenamento e metti questo alimento nel tuo protocollo alimentare, e allora vedrai che tutto il resto verrà da sé. Fai questo allenamento per avere le spalle a cannone, fai questo allenamento per avere gli addominali d'acciaio. Inutile dire che queste sono tutte grandi minchiate. Ecco, questo è il falso natural, il mezzo natural, come volete definirlo. Per definizione, colui il quale definisce se stesso come un natural, pur non essendolo. Grazie a questa cazzata, lui utilizza la propria immagine per promuovere quello che è il suo business, avvalendosi dei benefici che può avere un dopato, quindi avendo un fisico, una struttura fisica importante, una muscolatura importante e bella da vedere, e i benefici che può avere un natural, quindi con il rapportarsi verso i clienti e promettendogli il fatto che quello che ha raggiunto lui possono benissimo raggiungerlo anche loro, perché tanto è natural. Ma adesso cosa succede con il grafico tutto incasinato? Cioè, qual è il risultato di tutto questo? Ve lo dico io. L'immagine distorta di quello a cui si dovrebbe puntare realmente. Questo è uno dei fattori principali che fa mollare lo sport, questo stile di vita alle persone. Le aspettative infrante, il lavoro non ripagato, la percezione distorta di un fisico estetico naturale. A meno che no, tu non abbia una genetica della Madonna, ti ci vorranno anni e anni di allenamento prima di dare la parvenza di essere grosso e di riuscire finalmente a riempire quelle magliette che ti stavano tanto larghe. Durante questi anni ti sentirai spessissimo dire dall'ignorante di turno il famosissimo "Do you even lift, bra?" Do you even lift?
Per molti questo è deprimente e per molte persone questo è il fattore chiave che fa abbandonare il mondo della costruzione muscolare. No, non è semplice come il tizio di YouTube con i muscoletti vuole farti credere. Quindi cazzo, ci sono un sacco di cose positive nell'essere un fake natty. Un half natty, un mezzo sangue. Sì, assolutamente sì, se non ti preoccupi minimamente di quella che è la tua integrità morale e se non te ne frega un cazzo di prendere per il culo le persone propinandogli delle minchiate inutili che si basano sul niente e non promuovi nessuna attività che si basi effettivamente su qualcosa di scientificamente provato e testato, direi di sì, è molto bello essere un fake natural. Poi penso che ad un certo punto tutto questo svanirà. Noi diventeremo vecchi e verremo ricordati effettivamente per ciò che abbiamo fatto. Ebbene, venire ricordati per aver avuto un bel fisico ed averlo utilizzato in modo inappropriato, prendendo per il culo delle persone, propinandogli delle teorie che si basavano appunto sul niente, non mi sembra un buon modo per essere ricordato. Essere lo stronzo con il bel fisico che prendeva per il culo la gente. Non mi sembra una grande cosa a cui aspirare. Ma di nuovo, se non ti interessano queste cose, se non ti interessa il fatto di prendere per il culo una persona, probabilmente rovinandogli la vita, vai assolutamente, buttati in questo percorso perché la strada del fake natural è la strada che fa per te e assolutamente riuscirai a guadagnare tanti soldi e riuscirai a vivere tranquillamente alle spalle delle persone a cui propinerai le tue minchiate. Puoi però non lamentarti se i tuoi testicoli diventano grandi come due biglie o se sei una donna non lamentarti se ti cresce il baffo, il pizzetto tipo quelli di Johnny Depp. Quello che voglio dire con questo video è: drogati. Se vuoi farlo, non ledi la libertà a nessuno, non stai facendo un torto a nessuno. Il mio pensiero in merito è che nel momento in cui non si lede la libertà altrui, si è liberi di fare ciò che si vuole. E questo concetto si applica anche nel mondo dello sport. Il problema sorge nel momento in cui tu inizi a prendere per il culo le altre persone, inizi a infrangere sogni, inizi a distruggere quelle che sono le aspettative delle persone, imponendogli delle aspettative che non sono per niente consone a quello che è un'idea ideale. Io scelgo di rimanere un natural sfigato e vado avanti per la mia strada. Vichinghi e vichinghe, se il video vi è piaciuto vi invito a mi piacere il video come se non ci fosse un domani, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.